Guerrina voleva un figlio di colore e poi ancora sono vittima dell'ingiustizia e della malvagità, sono innocente, non ho mai ammazzato o sequestrato nessuno. È un fiume in piena, padre Graziano, che dopo oltre un anno di silenzio ha deciso di tornare a parlare e lo ha fatto ai microfoni della trasmissione Pomeriggio 5. Il religioso, che si trova ai domiciliari con il braccialetto elettronico nel convento romano dell'ordine Premonstratense, in una lunga intervista ha parlato di Guerrina Piscaglia, ribadendo ancora una volta di non aver avuto mai alcun rapporto con lei, ma aggiungendo che la donna avesse cercato a tutti i costi un figlio di colore e che sarebbe voluta andare a vivere a Nova Feltria con il frate, una circostanza nota, secondo il religioso, anche agli amici e alla famiglia della donna scomparsa. Tutta la famiglia ha preso le distanze, sia Mirko che Benito, che tutta appunto la famiglia Alessandrini smentisce questa circostanza. L'unico fatto che è uscito di questo tenore è stato dell'incidente probatorio con Tadesse Dawit, che aveva riferito questa cosa, però non era un fatto notorio e neanche i compaesani sapevano che Guerrina volesse un figlio da una persona di colore. Non sono nato in convento, ha poi risposto la giornalista che gli chiedeva se fosse mai stato innamorato, criptico, senza né confermare né smentire amori passati. Un'indagine unidirezionale indirizzata unicamente nei miei confronti, io so chi mi ha fatto questa cosa, la cattiveria esiste, ha detto poi padre Graziano. Si è rivolto anche alla famiglia della casalinga scomparsa, io rimango il padre Graziano che avete conosciuto, non cambio il bene con il male, e poi parole di affetto per il figlio Lorenzo, ti porto sempre nel cuore, soffro per te e mi fa stare ancora più male l'essere ritenuto irresponsabile. E poi ha ricordato un incontro in canonica qualche mese dopo la scomparsa di Guerrina con Noviglio, un vicino di casa, e Benito, il padre di Mirko, che si sarebbe commosso dicendo di non poterlo guardare in faccia per la vergogna. Ed infine Noviglio avrebbe aggiunto: tu sai chi ti sta facendo questa cosa. Ma questa è una circostanza che io devo verificare con Benito Alessandrini. Mi ha fatto riferimento di un incontro che non era assolutamente programmato perché si trovava in canonica, ma assolutamente non si ricorda né di aver pianto, né di essersi commosso, né che si vergognava di fronte a padre Graziano. È chiaro che, se non sbaglio, l'aveva rivisto dopo tanto tempo e già in quel momento i sospetti su padre Graziano erano evidenti, quindi la situazione di imbarazzo credo che fosse del tutto naturale.